Una di queste pagine è stata scritta da Alfonsina Strada. Alfonsina Strada era una ragazza che nel 1924 si iscrisse al Giro d'Italia dei professionisti con i maschi, è stretta in una blusa un po' più stretta di quanto già non lo fosse, per sembrare meno femmina possibile. Partì da Milano e la Gazzetta dello Sport, che allora come oggi organizza il Giro, non ebbe il coraggio di scrivere Alfonsina. Era troppo strano che una ragazza volesse il Giro, pensate, nel 24 le donne neanche votavano, come potevano fare il Giro d'Italia dei professionisti? Ma neanche volevano scrivere Alfonsino, perché Alfonsino non era in corsa, e scrisse un Alfonsino. Pensate che nei primi anni del Novecento in bicicletta non potevano andare gli avvocati, i dottori, i politici, i preti, i socialisti. Le persone considerate in una comunità più notabili o in qualche modo di maggior pregio intellettuale non potevano andare in bicicletta. Figurate una donna con quel sellino fra le gambe, allora come oggi, quante facili battute su quelle curve dell'Appennino. Quante ne avrà sentite Alfonsina Strada, quante ne hanno lette gli italiani sui giornali dell'epoca, e io ho i ritagli di basse insinuazioni, di autoesibizioni. Tappe di 400 km, una Modena Trieste si corse di notte, biciclette pesanti come cancelli, strade bianche come piene. Eravamo a Milano, di scena, una decina d'anni fa, in un teatro, adiacente alla sua strada, dove lei, finita la carriera di ciclista, si era aperta un'officina dove andavano i Cotti, i Magni, Barta, i Martini, e poi dopo i Gimondi, i Motta, e poi i Moseri, i Baronchelli, i Saronni. No, ci sarebbero andati perché è morta prima. Dove andarono questi personaggi? A domandare qual era la prossima bicicletta e come sarebbe stato il giro, a firmare un autografo, andarla semplicemente a salutare. Alfonsina si era comprata una moto perché si era fatta vecchia, e per fare le commesse aveva bisogno di un mezzo che la facesse faticare meno. Tutto quello che non gli fece la bicicletta glielo fece con la maledetta Guzzi. Una mattina il motore gelato, inchiodato, non volle partire, lei con una leva si crepò di infarto lì. Eravamo a Milano, sulla Veresina, la sua strada. E andiamo a chiedere, ma scusi, a un lattaio, lei sa dove stava Alfonsina? Perché la strada è questa, io l'ho detto. E per caso questo vecchio lattaio, sapete quei tavoli di formica verde? Col frigorifero, col maniglione che l'Europa ha messo fuori legge. Era là il negozio di Alfonsina. Gli davo un quarto di latte ogni sera. Me la ricordo ancora. Andavo. Al posto della sua bottega c'era un negozio di telefonia pieno di offerte e di tariffe aggiornate. Un giorno però
Martini.